Sì, Alpitour ha scelto l'ambiente di Azure per sviluppare tre progetti. Un progetto è ancora in corso, due progetti sono già in servizio e in produzione. Oggi abbiamo un configuratore per dei viaggi tailor-made che è costruito sul .NET e utilizza i nostri sistemi back office e permette a un cliente di costruire tutto il suo viaggio a un ambiente di agenzia di viaggio. L'altro è un applicativo di business intelligence che fa una visione a 360 gradi delle nostre agenzie di viaggio e nos permette di conoscere qual è l'andamento da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di portafoglio che abbiamo con questa agenzia di viaggio. Il progetto che stiamo sviluppando in questo momento è un progetto di migrazione che prevede tutta l'area di B2C. Noi avevamo 5 web, erano web indirizzate a prodotti e quello che stiamo facendo è una unica web che permette al cliente scegliere per destinazione invece di scegliere esclusivamente per linea di prodotto. Questo si farà prossimamente. E sarà il progetto basico di approccio verso il cliente. I nostri obiettivi alla ora di fare la scelta di questi prodotti e di questo ambiente arrivava perché era un sistema nuovo, era un sistema che stavamo sviluppando praticamente da zero e volevamo assicurare un servizio end-to-end. Logicamente, dopo che è sviluppato, il primo obiettivo che ha un'azienda è trovare qual è il total cost of operation di questo servizio. Non esclusivamente l'impianto, ma anche il sostenimento di questo servizio per anni. Quando abbiamo fatto la scelta di dove farlo, era molto chiaro che volevamo fare fuori di casa, non era un servizio per portare all'interno. Dopo, la scelta è diventata Azure per vari motivi. Il primo motivo era evidentemente l'esperienza, il secondo è che era un servizio end-to-end, che includeva non esclusivamente il hosting o il housing dei servizi, ma anche i sistemi, il software, il monitoraggio, il supporto, la manutenzione, eccetera. L'altro elemento era anche la sicurezza e non esclusivamente la sicurezza dei dati, ma anche il performance e la disponibilità, avere un capacity planning e stare in grado di fare da breve un'evoluzione o un ampliamento dei risorsi è una cosa assolutamente basica a un'azienda come la nostra che lavora su un principio stagionale. Dopo non è uguale lavorare all'inverno che lavorare all'estate. E questi sono i motivi fondamentali dove noi abbiamo scelto e anche per ultimo, ma non meno importante, per il costo del servizio. Questo è stato il motivo fondamentale della scelta di Azure.